Si è celebrato il 170° anniversario del gruppo sacro La Traslazione del Giovedì Santo di Caltanissetta. La bara della traslazione, con i suoi sei personaggi intenti a preparare il corpo del Cristo per la sepoltura, è stata realizzata da artisti napoletani per i maestri muratori che la commissionarono nel 1853 sulla scia dell'opera di Guido Reni. Giovanni, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo in primo piano sorreggono Gesù, circondati dalle pie donne, Marta e Maria Maddalena e ancora la Vergine Madre con gli occhi piangenti rivolti al cielo, come a cercare conforto dal Padre Eterno. Oggi appartiene all'Associazione Unione Muratori, che in seguito alla seconda edizione della Giornata della Rete Europea hanno dedicato alla loro vara una serie di iniziative, iniziate sabato alla Sala Giuseppe Ortoleva, con storie e personaggi della Caltanissetta che fu, a cura di Francesco Daniele Miceli. È un concerto in cattedrale dell'Orchestra di Fiati e Coro del Conservatorio Vincenzo Bellini. Infine, domenica, altro concerto a San Biagio dedicato alla Settimana Santa a cura del gruppo strumentale Giuseppe Verdi, diretti dal maestro spagnolo David Gómez Ramírez. È un anniversario speciale quello della traslazione, la vara, la condotta di Gesù al sepolcro. Sono 170 anni di vita, è una storia straordinaria proprio perché questa vara faceva parte delle vare precedenti a quelle dei Biancardi. Infatti tutte le vare, le 14 vare di allora, furono sostituite tranne questa. Quindi è una memoria storica assolutamente importante questa vara, perché tuttora ci testimonia un passaggio delicato della processione, quella di una ripresa che fu fatta negli anni 40 e 50 dell'Ottocento e che oggi quindi continua a testimoniare la bellezza e la fede di un popolo intero. È una vara molto, molto importante, soprattutto per la categoria che se ne occupa, appartiene appunto all'Associazione Unione Muratori di Caltanissetta ed è il gruppo sacro più antico mai realizzato, e appunto da un ignoto scultore napoletano. E per me è un piacere stare qui in Caltanissetta, la prima volta che io ho visitato questa bella città, quasi 14 anni fa. Nel 2009 io ho conosciuto la Real Maestranza, l'Associazione dei Muratori, e per me è molta impressione, come si dice, come si vive, no? Come se i sentimenti della Settimana Santa di questa bella città.